Come è nata l'idea di realizzare un'opera nella quale è protagonista la Bibbia? Beh, l'idea è nata perché io leggo la Bibbia ogni giorno e la rileggo ogni anno per intero, da gennaio a dicembre con un programma. Se leggi 4 capitoli al giorno, leggi la Bibbia per intero ogni anno. Quindi, e mi interessava mettere in evidenza il fatto che oggi, se si utilizzasse molto di più la Bibbia, dove ci sono dei consigli che il più grande artista dell'universo, che Dio, ci ha dato, la vita nostra sarebbe molto migliore. Non ci sarebbero famiglie divise, non ci sarebbero problemi come legati per esempio all'alcol o gravidanze indesiderate, perché ci sono tutti i consigli adatti che Dio stesso ha dato. E quindi poi il quadro si divide appunto in queste 3 sezioni, cioè una famiglia che legge la Bibbia all'interno di una stanza, no? E quindi c'è il primo gruppo di figure, che è questo qua col papà che legge la Bibbia e sta ascoltando il suo figlio. Poi il secondo gruppo di figure è la mamma che sta allattando, che nel frattempo ascolta quello che sta leggendo il papà. L'unico personaggio dell'opera, che è della terza parte, è questa bambina in basso che ci guarda. Se tu ti sposti anche a 2-3 metri dal quadro, ti sta continuando sempre a guardare. E lei è l'unica che si è accorta del nostro ingresso praticamente in questa scena privata, intima, e crea il collegamento tra noi che stiamo guardando l'opera, perché ci guarda, e l'opera stessa. Quindi noi ci fa partecipi di questa lettura che sta avvenendo in questa stanza intima e privata di questa famiglia che sta leggendo la Bibbia. E c'è qualche passo in particolare che ti ha colpito, che ti riguarda? Beh, è un bello il passo di Proverbi del famoso saggio re Salomone, che dice di confidare in te in tutte le tue vie e di riconoscerlo, perché lui rende poi diritti i sentieri. Anche nell'arte succede questo, perché avendo come riferimento il più grande artista dell'universo, che è lui, perché lui ha creato tutto dal niente. Cioè, a me una cosa che mi dà fastidio è quando uno dice che il mondo è stato creato dal nulla, che il Big Bang ha fatto tutto. Secondo me è un'offesa. Se Dio ascoltasse queste parole, ne rimarrebbe offeso. Come ne rimarrebbe offeso, per esempio, Leonardo da Vinci. Allora, nessuno dice che Leonardo da Vinci non esiste, nessuno l'ha mai detto. Uno va al Louvre, vede la Gioconda, e nessuno mette in dubbio che Leonardo da Vinci è esistito, perché la Gioconda è lì, sulle pareti del Louvre. Però molti dicono che Dio non è mai esistito, nonostante tutto il creato dell'universo, che è molto più complesso di un'opera di Leonardo da Vinci, molto più interessante, a cui Leonardo da Vinci stesso poi si è ispirato nei suoi dipinti. Quindi, allora, a questo punto diciamo che Leonardo da Vinci non è mai esistito, anche lui non c'è, è uguale. Se tu dici che Dio non esiste, allora nemmeno Leonardo esiste. E invece, come mai proprio questa scelta del Palazzo delle Esposizioni? Come nasce? La scelta innanzitutto è la scelta, non l'ho scelto io, mi ha scelto di fare questa mostra il professore Emanuele, che ho conosciuto grazie a Vittorio Sgarbi, perché nelle mostre che ho fatto con lui ci siamo incontrati a Salemi con il professore Emanuele, che diciamo, ha visto le opere e già diceva di conoscermi, ha detto di venirlo a trovare qui a Roma, e poi lui ha deciso di farmi questo bel regalo insieme a Vittorio e fare una mostra in un palazzo del genere, che dicono che non sia mai successo, 32 anni, di esporre una personale al Palazzo delle Esposizioni, quindi ho questo peso sulle spalle. E allora c'è da dire anche una cosa importante: qual è l'opera che senti più vicino in assoluto? No, non, questa cosa non è impossibile dirla, tutto il corpus delle opere mi è vicino, tutti i ritratti di mio padre, i ritratti, questo qua per esempio, quest'ultimo, ma anche i capannoni, fanno parte tutte delle varie sfaccettature dell'opera che ho fatto fino adesso. Come dire a una mamma: scegli quale figlio preferisci, non esiste, tutti i figli sono belli, quindi tutte le opere sono ben pronte. Ma quell'opera lì ricorda un po' L'ultima cena, quella con le 3 finestre, è questo l'intento? Questa qui? Ah, non l'avevo pensato, sì, è il capannone, dici? Sì, quello è l'ultima evoluzione del capannone, cioè di diversi sbocchi, che fino adesso avevo fatto una luce sola che ti portava via. E quella è quella luce che ti attira all'esterno del dipinto, no? Tu, se ti trovi, il capannone ha questa particolarità: tu ti trovi all'interno della sala in cui lo vedi, che adesso è Palazzo di Tradizioni, percorri con l'animo e con l'occhio questi ferri vecchi ammassati, che ti conducono piano piano queste luci che poi ti portano all'esterno, ti attirano fuori dall'opera. Quindi tu ti trovi da guardarla, diciamo, dove sei, dall'interno, uno spazio fisico, uno spazio mentale, che è quello della luce, che poi ho capito era la luce che avrei voluto sempre rappresentare come il mio rapporto con Dio. Cioè, adesso non puoi più fare come Caravaggio, che dipingi per esempio un tema biblico e lo rappresenti raccontandolo.
Io con questi ho capito di aver cercato dentro di me, forse, poi una cosa che è successa, diciamo, in maniera automatica, di rappresentare la luce divina che ti colpisce, ti cambia e ti attira fuori da questo hangar, oppure da questi capannoni pieni di ferro vecchio, che però ti portano a una dimensione molto più spirituale, molto più pulita. Quindi verso la luce. Verso la luce. Assoluta. Luce divina. Allora ti ringrazio a nome di tutti. Grazie a voi, grazie per essere venuti qui.